Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Bros. Wonder. Oggi useremo finalmente Daisy. Adoro Daisy e mamma mia, finalmente l'hanno messa in un gioco principale di Mario. E finiremo il mondo 2, giusto? Cominciamo subito con il conto alla rovescia, ad alta quota. Certo, anche io potrei cambiare un po'. Spille. L'avevo intuito. E infatti, dopo un po' se ne andrà via. Ok, non è istantanea come cosa. In realtà è una cosa molto buona. Si è visto nei trailer. Si possono colpire queste piante piranha? Oh. Tubo. Ok. Beh, visto, gente? Faccio sempre bene a premere giù sui tubi. È vero che perdo un po' di tempo nel video, però è importante. Inoltre posso colpire comunque questi semi di angurie. Queste sono, vorrei dire, non so il nome, proverò a inventarmelo. Piante piranha cocomero, boh. Avranno sicuramente un nome ufficiale, ma non lo so. Cos'è quello? È un altro tubo? Mi sa che posso andare in tutti i tubi verdi. Sì. Oh mamma mia. Cosa? Cosa? Ah, ok, così? No, respawna per caso? Come faccio a... Un secondo solo, è possibile che io non debba usare per forza... Ok, posso tornare indietro? Questa è una cosa molto importante per riprovarci. Come va fatto questo livello? Questa zona, intendo. Perché se mi dai un... Oh, non me lo dai più? Oh. Oh, no. Ok, a meno che non ci sia qualcosa... No! Quindi, dovevo usare... Ah, dannazione! Va bene, non importa, rifarò il livello. Bene, benissimo. Come faccio a prendere quel coso, però? Forse devo usare un'altra medaglia. Oppure... Oppure... Oppure niente, lasciamo perdere, ok? Se mi fisso su queste cose, poi non finisco neanche più tutto quanto l'episodio, quindi... Preferisco stare attento. Davvero? 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 Ok, cosa mi dai tu almeno? Niente, ok. Almeno si ricarica. Se avete notato, se non toccate per un po' la piattaforma si ricaricherà, quindi c'è questo micro bonus. Attenzione qui. Non abbiamo altri power up. Non abbiamo nessun modo per difenderci. Ora sì, però. Si chiama Koopa. E basta, ti posso attaccare. Bene. No! Come ho fatto non lo so. Posso sceglierlo che cosa uscirà. Mi sa che voglio il fiore bolla. Oppure no, voglio Daisy Elefante. Wowie Zowie! Mamma mia, Daisy è... Ok, passatemelo. È solare come personaggio e ci sta. Oh no. Ok, non importa. Posso colpire il ciccio e magari non essere colpito mentre provo a colpirlo. Detesto i Lakitu perché sono iper trollosi. Ok, dammi la... Bellissima nuvola che sta soffrendo perché siamo elefanti. Ed eccoci qui. Si cade, cado dalle nubi, aspetta. Eccoci qua con la stella. Ok, dovrebbe... Anzi, sicuramente ce n'è anche un'altra di stella, vero? Vero? Sì, ok. Bene. Seme meraviglia. Però... Però... Manca l'ultima moneta. Che suppongo e spero che sia... Ovviamente. Mi sa che le bolle qui saranno... cioè, sicuramente sono più utili. Un attimo che faccio refreshare il counter. Ok, ci mette un po' a refresharsi, ma va tutto bene lo stesso. Un secondo. Cosa sei tu? Sono monete normali e basta? Sembra di sì. Ok, solamente per darci questo coso qua. Che è per riposarci a questo punto. A che serve questo? Ah, serviva per colpire il coso. Oh, bene. Sto ancora qua sopra io. Ok, stella ottenuta. Fammi scendere giù. Stella! Ok, dovrei aver fatto. Abbiamo ancora questo qua per fluttuare. Però meglio aspettare. Ah, c'è la nuvola. Non devo aspettare niente. Non devo seriamente aspettare niente. Devo solo... No! Ok. Solo arrivare in cima e ovviamente non c'è niente. Non c'è la cima. Oh no, dai, ho perso... Va bene, non importa. Devo comunque rifare il livello per un'altra cosa, quindi... Pazienza. Guarda, la prendo qua in fondo. Ecco.
Livello completato. Chi ben comincia a metà dell'opera, giusto? Sì, ci andremo, però datemi un secondo. E stavolta cambio spilla. Adesso. Ho messo la spilla del salto alto. Quindi? Non ci arrivo neanche? No, mi sa che ci arrivo pelo pelo. Ok, perfetto. Prendete anche voi la spilla del salto prolungato per non fallire. Ho aspettato il momento giusto per prendere la nuvola, in modo che forse riesco a raggiungere la parte più alta della bandiera proprio con la nuvola, se la nuvola non sparisce. Spero di aver calcolato bene tutto. Sembra proprio di sì, ok, aggiungerei al pelo. Yeah! Ok, prossimo livello? Sì, ma prima questo. Circuito accelerato. E in questi livelli, l'ho già detto, preferisco non modificare per nulla la mia corsa. Quindi forse il cappuccio, non è un cappuccio, è un cappello paracadute, potrebbe servire. Con la spilla molla salterai senza sosta. Devo usare la spilla. Oh, oh! Che casino. Ok, il suggerimento era però valido, perché vuol dire che non bisogna per forza saltare ogni volta se avete la spilla molla. Ok, prima di andare avanti, con la spilla salto recupero potrete cadere senza paura. Emporio di Poplin, di tutto e di più. È una spilla, esatto. Ti permette di saltare fuori dalle buche, lava o paludi velenose, ma solo una volta. Non è male come cosa, quindi la prendo di sicuro. Poi voglio questo, seme meraviglia. Ci dà anche altre spille. E adesso è il momento del gacha! Almeno una d'oro, dai. Almeno un SSR. Todd Blue abbassato. Luigi Fuoco. Luigi Trivella. Todd Giallo che nuota. Todd Rosso che nuota. No, c'è Todd Rosso in questo gioco? C'è Captain Todd, ma... Ehi, Yoshi Azzurro Palloncino. Ok, mi dai qualche altra cosa? Duplicato. Ok, va bene. Ne prendo solo un altro. Ed è un duplicato. Va bene, non importa. Quindi, sai che ti dico? Sì, usiamo la spilla appena presa. Ho detto che le spille potenziamento sembrano un po' meh, ma questa, che può salvarci, potrebbe salvarci. Piattaforme di collegamento. Inoltre devo abituarmi a... Ok, devo abituarmi assolutamente a non usare piano, a non usare troppo il cappuccio, il cappello, non è un cappuccio, perché potrebbe trollarci la cosa. Oh, è così che funziona allora, bene, allora, andiamo qua, cosa sei tu? Grazie! Chi era quel tizio e perché ci ha dato un bonus? Non lo so, l'ho capito che devo saltare al momento giusto, ora. Beh, l'ho fatto, ok, vai qui. Sembrano microscopici... No! No! Ok, sembrano microscopici... come si chiamano? Toxtricity. No? Sono io, vero? Sì, sicuramente sono io, però mi diverte pensare che sembrino Toxtricity. Ah, davvero? Ok, va bene. Come facevo allora? Ah, con l'elefante. Dimmi che non dovevo andare là sotto. Ti prego, dimmi che non dovevo andare là sotto per una moneta. Speriamo di no. Ok, abbiamo già attivato qualcosa. Il fiore meraviglia, quindi quella è sicuramente una moneta. Gioia più totale. Trasformazione. Ah, si allungano. Oh no. Oh sì, ci regalano roba. Oh sì, ok, ok, ok. Sono buoni, sono molto molto... Dai. Sono molto molto buoni questi. E ovviamente ho saltato la seconda. Dammi questo, grazie, ok. Immaginavo, immaginavo. Ah, si sta per rompere tutto. Un secondo, un secondo. Dammi quell'altro gettone. Il gettone meraviglia? Medaglione meraviglia? Credo che gettone abbia più senso. Ehi, ciao, come va? Tutto a posto? Sto creando un percorso. Dammi questo. E mi sa che ne abbiamo solo uno rimasto, esatto. Abbiamo 18 secondi. Potrebbe benissimo esserci un'uscita segreta qui. O anche no. Intanto ecco il seme meraviglia che appena potrò pre... Oh! No, vero? Non c'è la fine del livello adesso, è impossibile. Come faccio a raggiungerla? Esatto. Quindi qua c'è la fine del livello. Ah no, aspetta, 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 piano. Attiviamo tutto.
perché altrimenti il gioco ci trollerà, di sicuro. Come vuoi che io faccia questo? Oh! Così! Livello completato! Yeah! Sì, ma devo tornare qua dentro a prendere l'altra cosa. Yeah! Bastava usare la proboscide, esatto, quindi avevo ragione alla fine. Bene, aggiungerei. Un attimo solo. Posso proboscidare in questo modo ed eccola lì. Bene, rifiniamo il livello. Come funziona la spilla? Così funziona la spilla, perfetto. Ok, ok, adesso arriva però il trauma del fatto che non ho mancato ancora niente. Perfetto. Abbiamo già comprato cose da te. Andiamo. È il momento della battaglia boss. Il castello del Monte Puff Puff. E mettiamo il cappuccio. Attenzione. Devo... mi hai fatto prendere un colpo. Perché ci sono delle ossa nelle piante piranha? Vabbè. Stavo provando a pensare ad una cosa da dire su Daisy. E credo che sia corretta. Tra le due principesse in questo gioco... ok. Daisy sembra letteralmente... quella che potrebbe benissimo andare da Bowser e tirargli due pizze in faccia. Seriamente. Ok, pensiamoci giusto un secondo. Tra le due. Ok, bene. Intanto abbiamo catturato un ciccio. Non abbiamo catturato quanto ho fatto evaporare dentro. Immaginate se questa in realtà è una bolla fatta di acido. E grazie a Daisy... ok, basta. Che cos'è questo, questo sviluppo così dark? Ok, aspetta un attimo. Ah, ok. Oh, è giallo? Ok, vabbè. Beh, sì, ha senso che sia giallo, mi raccomando, però... un attimo solo. Oh, oh... ah. Ah, oh, oh... no, vero? Non posso spingerlo. Perché? Perché lo posso abbassare? Qualcosa non quadra. Qualcosa non quadra davvero. No! Ok, un attimo solo. Perché... ok, si abbassa solo uno? Non cadere nel veleno! Ok, ok. È successo... avete visto che c'era qualcosa nella lava? No, ok, era una bolla di lava malefica. Speriamo che non ci fosse niente di troppo pericoloso laggiù. E la bolla spegne il fuoco. Sì, ok, perfetto. Attenzione, la magia oscura non ci farà niente, perché... oh, aspetta. Eccola. E mo? Come faccio ad abbassare questo per... intanto ho sconfitto una pianta piranha senza neanche volerlo. Sai che non serviva a niente, però sì, abbiamo mancato la seconda moneta. Tu ti abbassi per caso? No? Come? Ah, devo sollevarlo. Ok, ok, allora ha molto più senso. Vai! No! È la gonna! Vabbè, sì, ha senso. Però dai! Ma come faccio? Ah, devo tenere giù. Oh, oh, parlando di tenere giù. Tutto in silenzio. Oh! Ah no, è normale, non succede niente qui. Stiamo solo attenti a non essere toccati dalle piante piranha. Ok. Là ci posso andare, vero? Sembra che io ci possa andare. Eccoci qua. Posso anche saltare abbastanza bene. Sto cercando di non perdere nulla. Però la cosa potrebbe diventare problematica quando non troviamo... oh no, devo abbassarmi per far vedere le cose. Dannazione. E questo è il problema di questo livello, vero? Perché se mi abbasso qua... ah no, pensavo ci fosse qualcosa qua sopra. Beh, dovrò rifare questo livello più volte a quanto sembra. Giù. Ok, vai su. Non puoi andare nel tubo, vero? No. Però puoi darmi queste intanto. Da notare che abbiamo già quasi recuperato tutte quante le monete spese, almeno nella parte gacha del gioco, eh. Salto! Ok. E sì, adesso avremo la prova che effettivamente ho mancato. Ok. Ho mancato la seconda moneta, ma pazienza. È qua sotto. Ed era... oh! Tonks che non manca roba per qualche strano motivo. Beh, non l'ho mancata. Perfetto, ci sta. Se non c'è un... ok, addio. Se non c'è niente di
di segreto davvero in questo livello. Oh, oh, oh. Sbonk. Ok. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Voglio solo stare attento a questi. No. Tira, tira. Ok, ok. Sono molto più gestibili. Salto. Daisy, ce la farai sempre. Tu sei Daisy. Sei la principessa di Sarasaland. E noi siamo arrivati dal boss. Ah, siete voi! Tutta questa scalata, solo per venire fin qui a giocare con me, eh? Beh, se avete così tanta voglia di giocare, non posso certo rifiutare. Vi farò vedere di cosa è capace il mio potere meraviglia. Ve la farete sotto dalla paura! Bowser Jr. non ci si comporta così. Domanda! Le bolle fanno male a Bowser Jr.? Oppure questo è un... Questo è un potenziamento inutile contro i boss, vediamo. Bolla! Lavati un po'! Ok, no, è completamente inutile. Serve solo per spegnere le fiamme. Meglio così, in effetti. Meraviglioso! Ok. Oh, è ghiaccio. Vabbè, ha senso. Questo è il mondo di ghiaccio, ma... Ok, poteva anche essere un potere nuvoloso, ma... Parlando di poteri... Fatti colpi... Oh! Fatti col... Ah, scivola pure lui sul ghiaccio. Vabbè, sì, ha senso. Mio caro Bowser Jr., che adesso diventa... Oh, ci impedisce di fare salti. Ok, ok. È miele. Quasi, è quasi... No, è miele, è sicuramente miele. Ok, piano, piano. E può nuotare nel miele? E ti ho appena quasi sconfitto. Ti fai sconfiggere, Bowser Jr.? Ah, un'altra volta, ok. Diventa grande? No, ghiaccio un'altra volta. Ok, quindi cambia fase in base a quanti colpi. È la prima volta che devo colpire un boss 4 volte in un gioco di Mario, se ci pensate. Oddio, forse la prima volta non conta, però ci sta. Addio, Bowser Jr. Ah, no, 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 no. Perché mi vuoi trollare? Stati fermo. Hai ottenuto un seme supremo! Ottenuto il seme supremo del Monte Puff Puff, i nostri eroi possono tirare un sospiro di sollievo. Ma la loro avventura sta per diventare molto più difficile. Riusciranno a farcela? Molto dipenderà da come sapranno sfruttare le spille che troveranno. Aspetta, perché c'è un passaggio per andare a destra? Ok, ok, va tutto bene. Suppongo che ci riporti a inizio mondo. Complimenti! Abbiamo trovato tutti i semi meraviglia del Monte Puff Puff. Vuol dire che non ho mancato nessuna uscita segreta. Grazie. Però il video non è per niente finito, oltre il fatto che devo andare qui. Ora torniamo all'arcipelago dei fiori. Possiamo farlo usando il fiore Elica. Il vento qui è piuttosto intenso, quindi vedi di tenerti forte. Let's go! Ok, caro seme supremo. È ora di fare il tuo dovere. Fai sparire una di quelle nuvole piranha che proteggono Bowser.
Evviva! Ha funzionato! Grazie per il tuo aiuto. Ora sappiamo cosa fare. Quindi non molliamo. La prossima tappa è... Ma certo! Le cascate dorate. Sono sicuro che là in cima c'è un altro seme supremo. Andiamo verso est. Le cascate dorate sono da quella parte. Contano ancora i semi che abbiamo già? Di questo posto, intendo. Oh, una corsa con il torcibruco. Sì, contano. Bene, quindi questo è a tutti gli effetti forse l'ultimo mondo, visto che abbiamo anche Bowser qui. Però, ve l'ho già detto, non abbiamo per niente finito. Non posso andare nel mondo speciale da qui? Ok. Però se vado qui... No! No, 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 assolutamente no. Non posso tornare da qua sopra, vero? No, perché devo battere il livello, perfetto. Quindi devo andare qui, esatto, nel livello più vicino che è questo. Giusto? Perfetto, adesso si vola. Nel mondo speciale. Livello... Beh, Monte Puff Puff SP. Scalata... Oh, no! Mi sa che niente ci può salvare qui. Neanche il salto recupero. Quindi tengo un'altra volta il cappello. Andiamo! Fiore meraviglia istantaneo. Oh, mamma mia! Devo stare... così. Ricordo che usare il salto fluttuante ci può salvare la vita. No! Ok, no, stop, stop, stop. Usciamo. Usciamo subito. È meglio uscire adesso e accorgersi subito che bisogna usare la spilla del salto al muro. Così non perdo troppe vite. Anche se perderò un sacco di vite. Ok, usate la spilla del salto arrampicata. E adesso andiamo. Per davvero stavolta. Devo ricordarmi però che sono costretto a fare il salto arrampicata. Almeno la prima volta. Ok. Andiamo. Perfetto. Attenzione. No! No, però, però. Però ho preso la prima spilla. La prima moneta. Ah, potrei forse perdere... Oh, mamma mia. Ok, forse potrei perdere una vita a moneta fiore. E non importa. Anche dovesse accadere... Ok, no, 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 no. Assolutamente no. Ho cambiato subito idea. Non usate la spilla del salto. Perché vi forza a fare il salto... prima un salto singolo e poi l'altro. Quindi no. Concentrazione stavolta. Non importa se siamo daisy piccole. Basta andare al ritmo. Ok. Abbiamo già preso la prima moneta, quindi sto a posto. Vai. Ancora un po'. Devo saltare un altro po' qua sopra e sbrigarmi, perché se tutto va via potrei perdere il livello. E se questo succede, poi dovrò rifarlo da capo. Mamma mia, ecco perché è un livello difficile. Ma forse... forse non ce la faccio perché ho preso tutte quante le monete. Ma se non prendete le monete è più facile. Ok, riproviamoci. Non devo neanche fare tagli perché abbiamo capito come si fa. Se sbaglio è colpa mia. Vai. Comunque siamo estremamente fortunati, eh, del fatto che una volta presa una moneta fiore, la moneta fiore viene considerata presa. Oh, ho sbagliato, ok. Anche se... ok. Anche se... ok. Anche se... tornate qua sotto. Ok, corri. Non perdiamo tempo. Vai. Abbiamo recuperato, abbiamo recuperato. No. Vai. Ci siamo quasi. Corri, Daisy, ce la puoi fare. Tu sei la Best Princess. Best Princess. No, no, sì, sì. Sì.
Mi fa male la mano, ma ce l'ho fatta. Come raggiungo la cima? Abbiamo ancora questo. Ah, abbiamo ancora questo, bene. E fine livello. Quanto sono belli questi livelli del mondo speciale, mamma mia. Livello completato. See ya. È a tutti gli effetti il miglior livello dell'episodio, vero questo? Sì. Mi avete detto una cosa. Intanto, vi dico subito che, anche se prenderemo nel prossimo mondo altri due semi meraviglia, non sbloccherò questo. Questo lo faremo una volta sbloccati tutti gli altri livelli, almeno credo. Mi avete detto di controllare lui. Se vi piacciono le sagome e volete acquistarne qualcuna, siete nel posto giusto. Vediamo un po'. Vende delle sagome dedicate. Ok, però non le vende per gradi. Quindi se avete soldi da spendere e non volete sagome random, potete prenderne alcune specifiche di Mario, di Luigi, di Peach, Daisy, Todd giallo, Todd blu, Toadette, Yoshi. Yoshi rosso, Yoshi giallo, Yoshi azzurro, ruboniglio. Ho detto Yoshi azzurro, lo so. A tal proposito, prendiamone giusto un po', random sempre. Vai. Toadette che nuota. Devo usare Daisy anche nel prossimo episodio, vero? Sì, ok, meglio così, perché mi va di usare Daisy. Yoshi giallo palloncino. Luigi! Luigi fuoco, che avevo già, grazie. Dai, voglio arrivare almeno a 55 sagome su 144. Certo che se mi escono sempre le stesse, però potrebbe essere un problema. 52. Oh! C'era nei trailer. Ok, perfetto. C'era nei trailer. Però questo mi convince sempre di più del fatto che le cose dorate, le sagome dorate, siano sagome... Perfetto. Ah, arrivo a 60, dai. Siano sagome dei fiori meraviglia. Ok, mi sa che non arriverò mai a 60. E arriviamo a 550 monete e poi basta. Mi sto tenendo un po' di monete extra per comprare altre cose se servono, dai. Ok, altre due... Ok, altre due. Ok, a questo punto non posso provarci. Perfetto, ok. Nella prossima parte. Alla prossima, ok. Di Super Mario Bros. Wonder. Intanto torniamo qui, grazie. Tanto poi cammino. Completeremo la seconda zona dell'arcipelago dei fiori. E basta. See you next time. Ah? Principe Florian, come sta andando la vostra avventura? I pesci ancora non abboccano, ma ho pescato una bottiglia con all'interno uno strano messaggio. Spilla spinta delfino, per sfrecciare veloci l'abbiamo presa! Vabbè, grazie, see you next time, baby!